Ragazze e ragazze, bentornate sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere e se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà un'uscita sul canale con una semplicissima email e che vi stamattina faccio fatica a parlare e che vi aspetto anche su Instagram. Trovate il nickname sovraimpressione nel link diretto sotto nell'info box. È un social molto più attivo e quindi avremo modo di interagire e conoscerci più rispetto al solo canale. Vi aspetto anche sul mio profilo per le piante e trovate il nickname sovraimpressione e ovviamente su TikTok. Trovate sempre il link sotto l'info box e il nickname sovraimpressione. Altro spacchettamento AliExpress. Vi avevo detto che ne avevo fatto un altro, sempre tutti i prodotti pagati su intorno a 1,87 euro, 1,97 euro, e quindi direi di cominciare subito. Sono stati anche questa volta più veloci del solito perché dicevano la consegna che era 12 luglio e oggi è 6, quindi pazzeschi. Quindi abbiamo un altro spacchettamento AliExpress, sono arrivati prima del previsto perché dovevano arrivare il 12, oggi è 6, quindi andiamo a vedere insieme cosa ho preso, sempre prodottini a 1,87 euro. Il primo che è capitato è questo, che è un giochino per Elsa e dovrebbe essere questa cosa che ruota da sola e con il pennacchietto con la piuma e lei dovrebbe rincorrerlo e giocarci, insomma. Speriamo che funziona, tanto gli avevo preso qualche pensierino da provare da loro. Poi cos'altro abbiamo? Ah, questo che dovrebbe essere una sfera che vola da sola, tipo, come si chiamano, i droni. E 1,87 euro, volevo provare, poi fa tutti i colori, luce, vedete, sembra proprio una sfera di cristallo e ho pensato che pure questa vi potrebbe piacere pure a lei perché vede sta cosa che vola, sicuramente vorrebbe acchiapparla. Quindi dice ricarica, si ricarica USB, non so perché c'è la casettina, luce e basta. Si chiama Flying Ball, eccola qua. Vediamo, se mai dopo metto i pezzi dei video come al solito, se tutto funziona, così vi faccio vedere. Poi ho preso altri stickers a forma di fiori, foglie, insomma, per le creazioni. Non mi ricordo quanti pezzi erano, comunque 1,87 euro, buonissimo. Non mi ricordo quante altre cose ci stanno. Ah, questa si è aperta la plastichina. Questo dovrebbe essere l'aggeggio che fulmina gli insetti e abbiamo preso, che ovviamente ho le zanzariere, però quando innaffio qualche maledettissima zanzara entra sempre, quindi l'ho pensato per quello. Si attacca alla presa, si ha anche il tasto di accensione. Dopo proveremo anche questo. 1,87 euro è comunque poco. Quindi stiamo già 1, 2, 3, 4 prodotti, perché non mi ricordo sinceramente quanti ne avevo, quante cose avevo preso. Ah, questa è un'altra cosina per Elsa, la vedevo un po' ovunque, e questa si chiama Chirping Ball. È una pallettina, vedete, pelosina con gli occhiettini, anche questa dovrebbe muoversi da sola, lei va matta per le palline. Non so se vanno batterie, boh. Aspettate, la tiro fuori così vediamo un attimo. Ah, c'è anche l'erba gatta dentro. Ah no, basta tirare questo aggeggino qua e lei funziona. Dove andrà l'erba gatta? Forse qua dentro, vedete, qua dentro ha tipo una cosa che si apre, dopo controllo bene. È caduta pure un po' di erba gatta perché la trovo mossa su tutta la busta. Eccola la bustina con l'erba gatta. E quindi niente, dovrebbe essere divertente per lei, pensato sempre per il suo compleannino. Mo farò un casino con tutta sta polverina d'erba gatta. Poi abbiamo, ah, questo ho capito che cos'è, mi ricordo che lo volevo. È un contenitore per resina con 1, 2, 3, 4, 5 spazi diversi, diciamo, per mettere colori con resina con colori diversi e colarla insieme. Carinissimo. Qua in silicone è perfetto perché non, la resina, una volta che si è seccata, si stacca tranquillamente dal silicone, quindi si può riutilizzare.
pagato 1,87 euro, anche bello grande, pensavo fosse più piccolino, e questo ci piace, soprattutto questo periodo che sto ricominciando a fare creazioni eccetera eccetera. Vediamo un po', non mi ricordo, forse è finito, sì, quindi pacchetto finito. Quindi per ora erano queste le cosine che ho preso, ho già un altro carrello pronto, mi sono pure riscaricata Temu, perché ho visto che di stampi, cose creative, ne ce ne sono davvero tante. Ora cerco di capire come funziona questo topino. E lo metto subito in azione. Quindi queste erano tutte le cosine che ho preso, il mio bottino per questa volta per AliExpress. Dopo magari farò qualche video, quindi rimanete sintonizzati su TikTok per vedere Elsa magari che gioca con i giochini, il drone eccetera eccetera, e la resina che ovviamente la useremo insieme per fare qualche creazione. Alla prossima. Ho salutato intanto gli amici di TikTok che stavo facendo il video anche lì. E quindi niente, rimanete sintonizzati perché dopo farò il video e cerco di capire come funziona tutto quanto. Non vedo l'ora di vedere questo, sperando che funziona, perché come potete vedere è un po' ammaccato. Magari lo metto in carica. Mi pare che c'ha pure una letta un po' storta. Boh, aspettate, apriamo subito. Comunque sta cosa che hanno fatto AliExpress, che spediscono in fretta, per me è una figata. Solo che stavolta non mi era arrivato, di solito arrivava l'email della consegna, invece stavolta niente. No, si accende. Oh wow, si sì. Boh. O lascio? No, lascio delicatamente. Come fa a lasciarlo delicatamente? Apri un po' la mano. Io lo riprenderei, dai. Aspetta. Lo riprenderei io. Oh, la pianta! Appunto, lo riprenderei. Ah! È impazzito. Pesta, l'ho preso. Comunque adesso provo anche le altre cose. Oh, fermate un po'. Ah, l'abbiamo fatta. Ok, mamma mia, era impazzito. Può essere così, oh. Boh, è tutto in inglese. Mo io faccio leggere a Diego se c'è scritto qualcosa. Vabbè, intanto provo i giochini per Elsa, dopo. Questo in pratica è tipo un braccialetto di quelli là che avevamo da piccoli, dove si aggancia sto pennacchietto e tu lo incastri alle cose. Io pensavo che tipo ruotava e lei ci poteva giocare da sola, invece no, perché pure se appoggi per terra non manco si tiene. E quindi lo incastri alle cose e lei ci gioca. Comunque gli piace, perché già gliel'ho fatto provare. Adesso invece proviamo la pallina, e vediamo quella come funziona. Allora provo a tirare. Ah, questa cinguetta sola, ma io pensavo che ruotava. La cinguetta sola. Vediamo se funziona, almeno ora gliela tiro. Sa, guarda, ho sentito prima il drone che sbatteva in favorita. Chi è, mamma? Catch! Catch! Uccelli fuori. Chi è, mamma? Uccellini fuori. Yeah, mamma! Ti piace l'odore dell'erba gatta a te, eh? Come vedete, mi è finita un po' sulla mano. Piccola, piccola. Anticipo di compleanno, piccola. Anticipo di compleanno, i giochini, a piccola, i giochini, a piccola. I giochini. Ma gli dobbiamo ordinare un super regalone. Un super regalone a lei. Ah, come vuole mangiare la mano, sento l'odore dell'erba gatta. Matta, matta, matta. Voglio provare a strofinargli la pallina sull'erba gatta. Vediamo un po'. Sì.
c'è il lampo di profumo, vedi come sa tira. Chi è? Sì. Guarda come mi piace. Mi piace quella pallina. È carina. Eh? C'è l'erba gatta, per questo ti piace a te, sei una zozzetta. Sei una zozzetta, sei. Una zozzetta. Una zozzetta, sei. Una zozzetta. Zozzetta. Piccola. Meno male, dai. Quella gli piace. Che buona. Guarda là come gli piace, gli dà pure i calci. Che gli fai a quella pallina pazza? A quella pallina pazza tu, eh? Che ci fai? Meno male che questo gli piace. Dopo trovo un posto dove agganciargli l'altro giochino e poi gli facciamo il super regalino. Lo sto cercando su Amazon, sono decisa fra tre cosine. A piccoletta, a piccoletta, dall'erba gatta che fa. Matta, gli piace proprio quella pallina. È di bimba, è di bimba quella pallina. È di bimba, la prende a calci. Amore, piccola. Si può silenziare la pallina? Ma lo fa solo ogni tanto, non lo fa sempre, è pure più delicata dell'altra. Anche questo funziona. Da qua si spenge, si accende e la sera dovrebbe attirare con quella luce zanzare, soprattutto perché in casa abbiamo soprattutto quelle e purtroppo fulminarle, poverine. E, però Diego lo voleva e quindi io l'ho preso soprattutto per lui. Andremo a vedere se funziona, quanto funziona, eccetera eccetera. E quindi niente, ora apro le altre cose così vediamo il resto. Di fiori dentro ce n'erano, voce va piene, dentro ce n'erano due pacchettini, uno con fiori sul giallo e l'arancione, il bianco, e questi invece sono un po' più scuri sul rosso. Questo l'ho aperto, è fighissimo, vedo l'ora di provarlo. Quindi direi che funziona tutto, grandi AliExpress. E ho già un altro ordinuccio pronto, quindi in questi giorni vediamo se mai lo mando. E quindi vi aspetto sul canale col prossimo video spacchettamento per quanto riguarda AliExpress. Adoro questa cosa che hanno fatto, che a parte che spediscono in pochissimo tempo, perché vi ho detto doveva arrivare il 12, è arrivato il 6. In più è anche tracciabile, perché di solito a me i pacchetti AliExpress sparivano, li consegnavano i postini e sparivano, invece questa volta li porta il corriere, sono tracciabili, quindi meno male, sono contentissima di questa cosa. E questo non so come utilizzarlo perché è un po' incontrollabile, peccato perché era carino. E sono contenta che Elsa gli piace la pallettina, gli ho attaccato il ciondolino alla sedia della mia scrivania dove lei comunque gioca sempre, ci sale sempre, quindi così almeno ce l'ha sotto mano e ci gioca. Per me è anche merito di questa polverina qua che l'ha fatta impazzire, infatti poi vedrete il video quello che combinava con quella pallettina. Tutto perfetto, grazie AliExpress, e mi raccomando, se vi piace il video mettete tanti like, iscrivetevi per non perdere i prossimi video, vi aspetto su tutti i social dove ci sono sempre video, metteremo alla prova anche questo e i fiorellini per qualche bella creazione, quindi rimanete sintonizzati, trovate tutto i link per quanto riguarda i miei social sotto nell'info box, vi aspetto anche lì, vi mando un bacio e se vi va ci vediamo la prossima volta con altri spacchettamenti. Ciao. Farà un sacco cosa? Mo che ho ripreso. Guardate, quindi lo controlli un po' col tocco con la mano vicino, che figata, è carinissimo. Tanto devo far letto che mi sono alzato da poco. Oh.